5 minuti in facoltà. Grazie. Allora, eccomi qua. Scusate, ma avevo una connessione bassa, andava, era altranelante, per cui sto parlando dell'ordine del giorno che ho presentato, vero Presidente? Sì, consigliere, 45, grazie, Presidente. ordine del giorno 45. L'ordine del giorno che abbiamo anche discusso in commissione, di fatto si chiede all'interno di questa proposta di rivalutare e avviare un percorso per incentivare il passaggio alle carrozzelle elettriche. Era un progetto già in precedenza avviato. Io credo che questa amministrazione, proprio in questo momento, dove si sta portando avanti questa proposta importantissima, che di fatto farà in modo di tutelare gli animali finalmente dopo tanto tempo, è una proposta veramente di grande valore. Veramente molto apprezzata dalla città, perché proprio in questi giorni, guardate, stavo andando in giro, se ne sta parlando e le persone si aspettano veramente che venga portata fino in fondo, e possiamo aggiungere tramite questo ordine del giorno, che non è nient'altro che un indirizzo politico, però sempre importante, perché di fatto andrebbe a valorizzare un aspetto non solo di tutela degli animali, ma anche ambientale, con la sostituzione e l'incentivo a dover passare a queste carrozzelle elettriche, che di fatto vanno verso un'idea di futuro di questa città che noi abbiamo ben presente. L'ordine del giorno è un ordine semplice: sostanzialmente si chiede di riattivare il progetto con l'università, che era partito già alcuni anni fa, e credo che questo sia il momento opportuno per presentarlo, ma soprattutto per sostenerlo. Se si vuole veramente bene alla città e si vuole dare un indirizzo che preveda una tutela anche dell'ambiente, ma anche un messaggio positivo nei confronti della città, ma soprattutto di tutti quei turisti che verranno qui a Roma. Noi speriamo veramente che questo brutto periodo possa passare e che i turisti ricomincino a venire a Roma. Io credo che se dovessimo e riuscissimo a portarla avanti, questa cosa sarebbe veramente qualcosa di valore per la città. Grazie Presidente.